Ciao a tutti, oggi un nuovo video. Oggi ho deciso di andare a riciclare il cibo, precisamente il ciambellone. Io sono una che non piace buttare il cibo, a cui non piace buttare il cibo, e quindi ho pensato, se rimane del ciambellone che comunque non si finisce di mangiare, però non lo si vuole buttare, eccomi qua con questa ricettina semplice e veloce. Io qua davanti a me ho due ciotole dove dentro ho messo appunto il ciambellone. Però voi se non volete, io andrò a fare due varianti, però se volete fate una delle due varianti, quella che pensate vi possa piacere. Inizio col andare a sbriciolare il mio ciambellone con le mani. Se voi preferite potete utilizzare un mixer. Una volta sbriciolato tutto quanto il ciambellone, io in una ciotola vado a mettere, dove già c'è il ciambellone, due cucchiai di crema, questa qua al cocco. Si può utilizzare anche la marmellata, non per forza una crema. Io metto inizialmente due cucchiai perché poi da andarmi a regolare, perché devo fare poi delle palline con questo impasto. Metto anche la Nutella, la crema di nocciola di qua in quest'altro impasto, sempre due cucchiai. Inizio a mescolare con le mani. Ecco qui l'impasto, verrà un impasto sbricioloso e appiccicoso. Comunque sulla quantità della crema sono stata un po' indicativa, perché bisogna darsi un po' una regolata. Prendiamo l'impasto, facciamo una specie di pallina. Ecco. E la passiamo all'interno della farina di cocco e poi all'interno di un pirottino. Continuo così per tutto l'impasto. Allora, ecco qui i nostri dolcetti sono pronti. Una ricetta semplice, molto veloce e anche molto utile per quando appunto non vogliamo buttare il ciambellone. Questa è una ricetta che dedico soprattutto a una persona che mi segue, perché molte volte mi dice che quando sforna il ciambellone gli si rompe. Quindi per non buttarlo potresti seguire questa mia ricetta, molto molto buona, e sono sicura che ti piacerà se la provi a fare. E io saluto tutti quanti, spero che questa ricetta vi sia piaciuta, se provate a ricrearla fatemi sapere. Ciao a tutti e alla prossima, ciao!